Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi proseguiamo con i prodotti ricevuti da Logitech qualche settimana fa e lo facciamo precisamente con il Logitech G403 Prodigy nella versione cablata. Diciamo cablata in quanto in commercio è disponibile anche la variante wireless. Partiamo dalla confezione e possiamo osservare classica confezione in stile gaming della serie gaming di Logitech di medie dimensioni in cartone sulla quale troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, la serie gaming, il nome del modello e il logo che ci ricorda la dotazione di una retroilluminazione di tipo RGB per il G403 Prodigy. Nel retro della confezione troviamo ulteriori caratteristiche specifiche tecniche riportate sul lato destro e nel lato opposto il modello del mouse stesso. All'interno della confezione troveremo semplicemente un foglietto che ci spiega come accedere al vano per inserire il pesetto aggiuntivo e uno aggiuntivo di manualetto sempre per la garanzia del prodotto. A seguire troviamo il pesetto da 10 grammi in alluminio che potremo inserire nel vano del mouse e portare il peso massimo totale complessivo del mouse stesso a 100 grammi. Questo ovviamente è richiesto per chi magari odia dei mouse troppo leggeri e quindi vuole un mouse medio pesante. Infine troviamo il Logitech G403 Prodigy. Come possiamo osservare, il design è classico grazie a una colorazione total black. Le dimensioni sono medie. Partendo dal dorso possiamo osservare il logo G della serie gaming di Logitech che verrà retroilluminato del colore e con gli effetti che noi sceglieremo tramite software di gestione. Nella parte avanzata troviamo un tasto per il cambio di DPI, una rotellina di tipo cliccabile, due classici tasti principali dotati di switch home/on. Come possiamo osservare, c'è una sorta di biforcazione per consentire un miglior grip e maggior comfort sul mouse stesso. Spostandoci nel lato di sinistra possiamo osservare questi due tasti in plastica lucida di generose dimensioni, quindi molto facili da cliccare con il pollice. Oltre a questa scanalatura presente al di sotto per poggiarvi il pollice quando non dovremo cliccare uno dei due tasti. Il G403 ovviamente Prodigy è dotato di una superficie soft touch che migliorerà sicuramente il grip. Ovviamente superfici di questo genere sono anche difficili da pulire, quindi state attenti nel caso voleste pulire il mouse stesso. Ci spostiamo nel lato di destra, dove troviamo un'ulteriore superficie soft touch per migliorare sempre il grip e il controllo del mouse stesso. Le dimensioni portano ad avere una presa principalmente di tipo claw grip, ma anche una fingertip è adeguata. Se dovesse avere una mano leggermente pi più piccola, potreste utilizzare probabilmente anche una palm grip. Ci spostiamo ora nella parte frontale per osservare meglio la forma ergonomica e il design del G403 Prodigy. Come sappiamo, Logitech è un brand storico per quanto riguarda la modellazione e la creazione di mouse ergonomici davvero confortevoli sia per la produttività sia per il gioco, come appunto questo G403 Prodigy. Spostandoci invece nel lato inferiore, possiamo osservare due mousefit di forma a U nella parte inferiore e nella parte superiore di ridotte dimensioni come larghezza. Il sensore, che è un sensore ottico PixArt PMV3360, è una variante proprietaria del Logitech, quindi customizzata. Troviamo la serigrafia del modello stesso di Logitech. Qui troviamo il vano, ci basterà cliccare con il pollice per rialzare un minimo questo coperchio, che è un coperchio dotato di due inserti magnetici, quindi massima praticità di accesso a questo vano. E qui potremo inserire ovviamente nel tappo il pesetto. Adesso vi mostriamo, che ovviamente è dotato di una forma adeguata
al tappo stesso e una volta inserito il peso potremo semplicemente riporre tutto al suo posto. In questo modo avremo un mouse da 100 grammi complessivi e ovviamente il peso da 10 grammi, quindi meno il peso sarà 90 grammi il peso totale del mouse G403 Prodigy. Esso si dota anche di un cavo rivestito in treccia di vessuto di circa 2 metri di lunghezza, abbastanza flessibile, e il classico connettore USB non placcato oro. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete ovviamente la recensione completa, le immagini usative e le nostre considerazioni. Con questo è tutto, un saluto allo staff.